Maurizio Fugatti, che è il presidente della provincia autonoma di Trento, è un leghista, è seduto al bar serenamente con un caffè davanti con Milluzzi, perché a Trento ci si siede al bar e si consuma non da asporto come facciamo noi a Roma, che pigliamo i caffè camminando per strada. Però Fugatti, salve, ben trovato, ciao Andrea. Mi scusi, dato che sono dentro questa discussione, no? Buongiorno. Volevo che direttamente coinvolgerla su questo, ma mi racconta di Trento. Vediamo quello che state facendo voi. Però vorrei una settimana prima, da solo, in beata solitudine, ha riaperto, facendo una di quelle fughe in avanti che poco piacevano al ministro Boccia quando era ministro, tendeva a stopparle. Adesso non ho capito bene se invece lei può andare avanti così, le hanno detto che può andare avanti, e soprattutto, però arriviamo al nostro tema, i ristoratori, dalle tue parti, com'è la situazione? Sì, buongiorno. Saluto lei e il ministro Boccia. La situazione dei ristoratori è una situazione pesante, perché in alcuni casi non si tratta più solo di dire non sono in grado di pagare l'affitto o non sono in grado di pagare le bollette. In alcuni casi si sta trattando di dire non sono in grado di avere le risorse per mantenere la mia famiglia. Quindi l'esasperazione va compresa. Io mi sono trovato 200 persone settimana scorsa sotto il palazzo della provincia autonoma di Trento, che civilmente e educatamente manifestavano e mi dicevano questo: Presidente, io devo mantenere la famiglia. Però scusi, Presidente, io a Roma, no? Va compresa, anche a Roma, non vanno comprese le esagerazioni. Però le faccio un esempio, io vivo a Roma la situazione è molto buona, stiamo vaccinando tanto, abbiamo raggiunto l'età già molto, siamo a 62-63, insomma, stiamo andando bene, le terapie intensive non esplodono, e penso che Zingaretti ha la stessa preoccupazione che lei, però non ha riaperto, aspetta le regole del governo. Perché lei ha fatto prima? Io questo vorrei capire. Noi lo facciamo, ho sentito male, credo che la sua domanda, spero di intuire giusto. Stavo dicendo appunto che sono a Roma, per esempio, i contagi sono diminuiti, i vaccini stanno andando avanti, perché non riaprire? Beh, questo non entro io nelle scelte fatte a Roma. Noi abbiamo fatto questa scelta con una relazione scientifica della nostra azienda sanitaria. Il Trentino ormai da 5 settimane ha un RT da zona gialla, del tutto casualmente, e sottolineo del tutto casualmente, questa settimana ha un RT tra i più bassi in Italia, l'incidenza da qualche settimana è da zona gialla, e anche nelle vaccinazioni. Quindi lei ha guardato i suoi dati, ha detto fragili, io per quanto mi riguarda mi prendo la responsabilità di riaprire, vado da solo. Aspettate un attimo che sento. Sì, noi abbiamo una legge fatta ancora. Ah, quindi lei lo può fare per la legge delle province autonome. Sì, poi è chiaro che è una prerogativa del governo poi poter intervenire o meno, questo cioè ci la possono stoppare volendo. Mi scusi che mi stanno chiamando dall'autostrada, non ho capito che succede, sì. Che c'è Hermes? Sì, no, niente, sulla statale passa un'autobulanza. Niente di niente. Ah, l'avete fatta passare?